Mini rinnova la propria presenza al Lucca Comics and Games 2022 con un progetto in collaborazione con Lucca Manga School per mettere al centro talento e creatività dei giovani studenti. Il concept principale sul quale gli studenti sono chiamati a lavorare è basato sul tema di Mini Big Love, che si traduce in amore per le persone e per l'ambiente circostante. I ragazzi dovranno indagare le tematiche di sostenibilità ambientale e inclusione sociale, care alla comunità di Mini, con lo scopo ultimo di realizzare delle illustrazioni digitali. Il manga è diventato uno dei settori principali nell'industria editoriale giapponese proprio negli anni 50 e ha saputo conquistare una popolarità progressivamente crescente quando anche Mini faceva il suo esordio sulla scena, diventando presto un oggetto di cult. Se i manga sono così amati è soprattutto grazie al fatto che le storie che raccontano risultano avvincenti. Non solo narrano eventi più o meno realistici, ma lo fanno suscitando emozioni e facendo sì che il fruitore si interessi alle sorti dei personaggi, identificandosi in quest'ultimo e interrogandosi circa lo sviluppo della storia. Per l'occasione, una mini elettrica ha fatto da tela a Caterina Rocchi, direttrice artistica di Lucca Manga School, ospitando una sua opera d'arte e la sua interpretazione e visione del tema sul quale gli studenti della scuola lavoreranno durante l'anno. La City Car, che con la sua alimentazione full electric ha a cuore il pianeta, senza sacrificare performance e sicurezza, è una macchina urbana, giovane, agile come l'arte manga, a cui Caterina ha dedicato la sua carriera.